Meloni. Benvenuta Giorgia, buonasera. Grazie Barbara, buonasera a te, buonasera a tutti. Allora Giorgia, innanzitutto io sono qui per darti da donna la mia solidarietà, esattamente come ha fatto il Presidente Mattarella, tutte le forze politiche, da donna la mia solidarietà, guarda, sono talmente basita anche io come te che non mi esce la parola, per quello che è stato fatto da questo storico professore, insomma, contro di te e queste parole assolutamente inaccettabili. Quindi sono felice che tu voglia dire il tuo pensiero per la prima volta in diretta qua. Ma guarda Barbara, io ti ringrazio ovviamente per la solidarietà, come devo ringraziare i tantissimi che mi hanno in queste ore espresso la loro solidarietà, a partire dal Presidente Mattarella, lo voglio dire sinceramente, perché sì, infatti, la sua telefonata è stata quasi immediata, insomma, e forse è stato anche un segnale, no, rispetto al fatto che io sono una persona abituata, diciamo, a beccarsi qualche insulto anche fuori luogo, fuori dalle righe, sì, ma fuori questa dalla era critica particolare, politica. Questa era particolare, fatta da una persona particolare, peraltro. Esatto, questo era particolarmente grave nel contenuto, e particolarmente grave perché appunto non arriva magari da la persona nascosta col profilo finto su Facebook, insomma, arrivava da una persona che nella vita insegna ai ragazzi, e quindi il rischio che si alzi il livello non tanto dell'insulto ma di quelli che ti insultano è qualcosa che io, diciamo, sto notando in questo periodo, e secondo me rischia di riportarci a tempi parecchio bui. Però mi pare che, diciamo, il segnale del Presidente della Repubblica sia stato un segnale chiaro, a seguito del quale poi devo dire che c'è stata una condanna assolutamente unanime di tutto il Parlamento, di tutte le forze politiche. Mi ha chiamato Presidente del Consiglio Mario Draghi, insomma, comunque mi pare che, ecco, il segnale che si è voluto dare sia stato molto chiaro. C'è la critica, e figurati se non lo capisco io, che sono una persona abituata a dire le cose come le pensa, in maniera passionale, vede, diciamo. Esatto, con passione, però non ho mai mancato di rispetto ai miei avversari. Credo che il rispetto dell'avversario, anche nella conflittualità della politica, sia una regola fondamentale per il funzionamento della democrazia, e quando quel limite viene valicato è giusto che tutti quanti ci interroghiamo. E quindi voglio veramente ringraziare tutti i colleghi di destra, di sinistra, di centro, di sopra, di sotto, davvero una trasversalità straordinaria che penso, insomma, possa aiutare anche a impedire che alcune cose si ripetano. Anche l'Università di Siena mi ha chiamato il Ministro dell'Università. Io ho anche detto a queste persone che non chiedo provvedimenti personalmente, poi l'università chiaramente valuterà quello che vuole fare, ma io non chiedo provvedimenti disciplinari per questo professore, perché penso che la lezione stavolta l'abbia dovuta imparare lui, no? E mi basta in qualche modo. Beh, mi sa di sì. Esatto, mi basta in qualche modo. Mi sa di sì, ma poi ripeto Giorgia, a prescindere, no, delle idee politiche che sono diverse naturalmente, quello che io sostengo è che a qualunque essere umano, soprattutto una donna, rivolgere quegli insulti è davvero molto 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 pesante. Ma poi sai, il problema è che sulle donne l'insulto è sempre lo stesso, no? Cioè, certo, in qualche maniera sempre si fa riferimento alla stessa cosa, e quindi chiaramente diventa ancora più insopportabile, no? Perché uno può anche dire sei ignorante, come il professore ha detto, e cosa sulla quale, diciamo, sarei pronta a sfidarlo, nel senso che persone che non hanno mai letto un libro in vita loro, vabbè, quando vuole parliamo dei libri che ho letto in vita mia, ma non è questo il punto. No. E quello alla fine ci sta, insomma, nel senso, sta ancora nella critica, va bene, però quando si arriva a dire appunto le parole che tutti stanno leggendo e che non ripeto. Esatto, sì, le leggo anch'io. Insomma, senti, esatto. se ci stesse ascoltando, sicuramente ci sta ascoltando, vorresti dirgli qualcosa? Ma no, guarda, io non voglio dirgli niente, perché ripeto, immagino che anche lui non abbia passato una bella giornata alla fine, no? E mi basta questo, insomma, io non sono una persona vendicativa. Poi chiaramente, insomma, ognuno si assume la responsabilità delle sue scelte. Ripeto, io quando ho parlato con il rettore gli ho anche detto: guardi, per me la vicenda si chiude qui, mi passa la solidarietà trasversale. Credo sia lui a dover dire qualcosa di più, perché insomma il problema è suo, non è mio. Io sono aspettiamo, abituata, vediamo, ripeto, cosa dirà. A difendere, sono abituata a difendere le mie idee, non ho bisogno per questo di insultare nessuno, perché sai qual è il problema? Il problema è che la violenza, anche verbale, è sempre un'implicita ammissione di inferiorità.
Cioè, tu sei costretto a aggredire violentemente qualcuno quando non sei convinto delle tue idee. Sono assolutamente d'accordo, guarda. Quando pensi che l'altro sia più convincente di te. Come tu, ben questo sai, problema non l'ho avuto mai. Come ben sai, lotto, convinta delle tue idee. Lotto da 14 anni contro so la violenza bene, verbale so e psicologica, soprattutto quando, contro le donne. Ecco perché ti ho voluto qui in diretta. Grazie Giorgia, davvero. Ti ringrazio molto, Barbara. Grazie davvero. Buona serata a tutti, grazie. Grazie. Noi passiamo adesso al...